forse anche per delle defezioni, delle mancanze che avevate in attacco, possiamo dire così? No, non mi attaccherei assolutamente, per carità, alle mancanze in attacco, a giocatori che non hanno, che magari sono rimasti a casa. Noi abbiamo un buon gruppo, secondo me, però se non riusciamo a cambiare atteggiamento, secondo me si farà molta fatica. Pensiamo forse di essere una squadra che forse ci ha dovuto qualche cosa, non lo so, perché vedo della superficialità in certi momenti della gara e quindi errori in continuazione che ci hanno portato a due gol dell'Albino Leffe, per cui quando una squadra non ha un'anima, secondo me si fa molta fatica. Credo che adesso in questo momento manchi a questa squadra l'anima, che è la cosa più importante, credo, secondo me, per affrontare un campionato, perché poi i miglioramenti si possono avere nel corso della stagione, ma se noi pensiamo di giocare così le altre gare sicuramente non avremo sicuramente nulla di positivo tireremo fuori. Come si può cambiare questo trend? Si può cambiare stando più concentrati, più attenti e avere quella cattiveria, quella determinazione che uno deve assolutamente avere, non pensare che si va, non so, con l'Albino Leffe e pensiamo che la gara era semplice, non lo so, perché dopo aver ripreso la partita abbiamo commesso un'altra leggerezza. In certi momenti della gara mi sembra di notare questo qua, cioè siamo tutti responsabili, però poca cattiveria, poca determinazione, poca voglia, poca volontà nel voler recuperare un risultato, nell'aggredire l'avversario. Questo sicuramente, secondo me, dico l'anima perché è una metafora, però una squadra senza anima, secondo me questo è il discorso. Poi siamo comunque tutti responsabili ed è normale che io sia il primo, perché comunque può darsi che quest'anima ce la devo dare io, però se noi pensiamo di fare questo, di comportarci così, si farà molta fatica. Il Gubbio sarà comunque un buon test per provare a cambiare. Sì, il Gubbio sarà un buon test perché cosa? Perché magari viene su dalla Serie C, non lo so. Cioè il Gubbio sarà una squadra che domenica ci farà sicuramente soffrire, perché mica è una squadra perché è neopromossa o perché è di un piccolo paese. No, credo che sarà difficile ugualmente anche col Gubbio.